Devi raccontare la tua attività, che cosa. Allora, la Compagnia del Bel Canto si occupa tendenzialmente di due filoni. Uno è quello di praticamente organizzare spettacoli lirici di ogni tipo, sia d'opera che d'operetta, perché noi consideriamo l'operetta la stregua dell'opera e non un sottoprodotto musicale come è stato fatto negli ultimi 20 anni, e perciò organizziamo spettacoli soprattutto. Una stagione lirica ormai stabile, siamo al quarto anno, questo il prossimo sarà il quinto, al Teatro Manzoni di Sesto San Giovanni, e poi praticamente in tutto il nord Italia, dove ci chiamano per fare spettacoli più o meno grandi. Il secondo filone invece è quello della formazione. Noi a Sesto San Giovanni siamo ospiti in una scuola elementare di cui occupiamo tutto un piano, dove praticamente esiste un'accademia, la nostra accademia musicale, dove si tengono corsi soprattutto praticamente per quello che riguarda il canto lirico, ma anche il canto moderno, il pianoforte. Facciamo scuola ai bambini di musical, che è canto e danza. Abbiamo un corso per stare sul palcoscenico dedicato ai cantanti, ma anche a chi vuole fare l'attore o per esempio attore e vuole fare esperienza sul palcoscenico, e poi un coro lirico e qualsiasi attività che può essere finalizzata a far conoscere ai bambini delle scuole dell'obbligo, cioè elementari e medie, che cos'è il teatro lirico. Perché abbiamo scoperto che i ragazzini, anche i genitori, ma soprattutto i ragazzini, non sanno che cos'è l'opera, non capiscono che si possa cantare in un determinato modo, senza l'utilizzo del microfono, perciò dei mezzi tecnologici che oggi abbiamo. E per cui facciamo corsi anche nelle scuole, andando nelle classi, a spiegare che cos'è appunto la lirica e come si ottiene questo particolare spettacolo, soprattutto questa particolare voce, senza appunto ausilio dei mezzi meccanici. Abbiamo fatto spesso delle lezioni in cui ci viene chiesto: ma tu come fai a ottenere questa voce? Dove hai il microfono? Dove hai nascosto il microfono? Ci fai vedere come fai. Sono molto interessati, molto curiosi e anche, insomma, rimangono anche un pochino spiazzati da questo modo di appunto ottenere una musicalità che appunto non è vicino a loro. Adesso i bambini conoscono il computer, il telefonino, ma non conoscono praticamente nient'altro. Di teatro poco, di musica pochissimo. Ci dispiace dover notare che anche nelle scuole spesso e volentieri anche gli insegnanti non sanno, non sono neanche preparati ad affrontare un discorso musicale, ma non solo per quello che riguarda la lirica, ma anche in maniera più generica. Purtroppo la musica è la Cenerentola fra le materie praticamente che si studiano a scuola. Prima Gianfranco diceva che fate anche spettacoli nelle case di riposo. Sì, spesso. Allora, intanto siamo una onlus, per cui diverse volte all'anno facciamo spettacoli gratuitamente nelle case di riposo, e questa è una cosa che ci dà molta gioia, devo dire la verità, perché è logico, per noi è un lavoro, e per cui essendo un lavoro bisogna essere chiari che il lavoro va remunerato. Però è giusto anche portare in determinate situazioni dei momenti così di gioia, di spensieratezza anche a chi sicuramente sta peggio di noi, e questa è una nostra mission, per cui lo facciamo volentieri. E facciamo appunto per gli anziani, per le case di riposo, andiamo nei centri socio-ricreativi che il Comune di Milano ne ha diversi, e poi per i ragazzini delle scuole. Tutti gli anni a Palazzolo. Sì, andiamo sempre al Palazzolo, ormai da diversi anni siamo ospiti fissi, andavamo a Albergo Triburzio, adesso è un paio d'anni che non andiamo più. L'anno scorso siamo andati in una casa di riposo che è veramente il fiore all'occhiello della città di Milano, che è la Casa Verdi, la casa di riposo dei musicisti, dove appunto sono abituati ad ascoltare l'opera, e noi siamo stati i primi che abbiamo portato nel Tempio della Lirica e di Giuseppe Verdi l'operetta. L'operetta è un genere che piace tantissimo alle persone over 75, perché bisogna dirlo, proprio ieri abbiamo fatto un concerto in un centro socio-ricreativo, e vedere queste persone che ricordano la loro infanzia, la loro gioventù con queste canzoni che per loro erano la televisione, insomma, in fondo,
una grande cosa. Cioè, noi ovviamente lo facciamo perché è un lavoro, ma perché ci piace farlo. Ma vedere negli occhi delle persone che ci ascoltano la gioia, la spensieratezza, e tutti ci dicono tornate, quando tornate, perché ci fa piacere, così. E ci paga, ecco, ci paga oltre i soldi, c'è anche questo discorso. Un'ultima domanda. I bambini che vengono a lezione sono tutti italiani o... No, ormai le classi dell'elementare e delle medie sono ormai multietniche, no? Ma non c'è nessun tipo di differenza. La musica è veramente un linguaggio internazionale, no? Sovraculturale. Non ci sono problemi da questo punto di vista, anzi, è una cosa che aggrega molto e che fa gruppo. Ecco, i ragazzini che vengono da noi a fare il musical ballano e cantano e non hanno problemi. Anzi, forse la musica è un aiuto per chi non sa tanto bene l'italiano e così, perché comunque aiuta, insomma, no? Le canzoni aiutano. Va bene, che cosa se tu dovessi strofinare una lampada e esce il genio del comune, Del dice, hai un comune? desiderio? Sì, certo che ce l'ho. Ce l'hai? Anzi, ne ho due. Sì, brava. Uno che è molto generico e che riguarda, diciamo, tutti gli artisti, ma non solo lirici, Logicamente io faccio la cantante lirica, per cui ok, però in generale vorrei che la gente comune, ma anche chi ha un pochino di potere in più delle persone normali che noi incontriamo, considerasse l'artista come un lavoratore, cioè cantare o suonare o ballare non è un hobby, è un lavoro e bisogna riconoscere il fatto che è il frutto di 20 anni di studio e si studia tuttora e perciò deve essere riconosciuto, non solo rimunerato, ma anche riconosciuto come lavoro. Mi sono stancata di sentirmi dire sì, tu fai la cantante, ma di lavoro vero che cosa fai? Io di lavoro vero faccio la cantante. Ma non perché vogliamo, ma perché è veramente brutto, insomma, sminuente. Noi siamo dei professionisti di questo genere, questo tipo di lavoro. Come un avvocato fa l'avvocato, noi facciamo i cantanti. Ed è soprattutto brutto il fatto che la televisione, che ha un potere enorme, entra in tutte le case, faccia pensare a chi è dall'altra parte che cantare sia la cosa più facile del mondo e che sia alla portata di tutti, come ballare, come qualsiasi altro tipo di lavoro. Non è sufficiente essere belli, alti, biondi e slanciati, ma bisogna aver studiato e aver fatto un percorso per poter cantare o ballare. E Secondo questo è la cosa. desiderio. E il secondo desiderio, vorrei tanto un teatro, che l'associazione potesse avere un teatro possibilmente storico, cioè un teatro fatto come la Scala, nel senso con i palchi, che è l'ambiente giusto per fare la lirica. Milano non c'è però, o c'è? Beh, Milano, no. Una volta c'era la piccola Scala che non c'è più, ci sono tante piccole situazioni che insomma non sono proprio il top per quello che riguarda la lirica, però ci sono. Ma andando fuori ce ne sono veramente diversi e spesso abbandonati, no? Oppure leggi su internet, adesso che tutti abbiamo Facebook, leggi su Facebook, no? Che il teatro X chiude per mancanza di fondi, oppure non sanno cosa farsene, ne fanno un multisala, un centro commerciale. Questo veramente mi piange il cuore, perché se io avessi la possibilità di avere un teatro farei mille cose, e noi siamo abituati a fare le cose senza soldi, ecco, non con i soldi. Anzi, se ci danno i soldi è ancora meglio, però secondo me il luogo è una sede per fare delle cose, per far crescere delle situazioni, è importante. Grazie. A te.